È previsto per la fine del 2018 il termine dei lavori di realizzazione del nuovo ponte della Bertenga, che collega Torre Pellice alla frazione di Inverso, dove vivono circa 100 famiglie. I lavori sono stati consegnati in quella che per la Val Pellice si può considerare una vera e propria giornata di festa, come dice il sindaco di Torre Pellice, Marco Cogno. Era un'opera che aspettiamo da anni, e tutta la popolazione che sta nella parte inversa di Torre Pellice, quasi 100 famiglie, è qui che gioisce con noi, penso l'opera più importante degli ultimi 10 anni in Val Pellice. Tra un anno e mezzo possiamo, incrociando le dita, sperare che il ponte sia completo e la viabilità ritrovi quella normalità che l'alluvione del 2011 aveva danneggiato? Assolutamente sì, i tempi sono questi, speriamo di avere il ponte da poter utilizzare, anche perché tutti gli anni, nei periodi primaverili o autunnali, quella parte di popolazione rimane isolata, in quanto il guado, che attualmente è l'unico accesso a quella parte di Torre Pellice, viene chiuso quando il fiume sale di portata. Finora il collegamento del capoluogo con le frazioni è stato garantito da un guado provvisorio che era stato realizzato dalla provincia di Torino dopo l'alluvione del 2011. Per la realizzazione del nuovo ponte, la Regione Piemonte, la provincia di Torino allora e il comune di Torre Pellice hanno stipulato fin dal 2012 una convenzione che definisce le rispettive competenze. Un bel esempio di concordia istituzionale, come sottolinea il consigliere regionale della zona, Elvio Rostagno. Questa è una delle tantissime opere che servono, perché il totale delle opere che servono per Piemonte sono 810 milioni di opere tra ponti, guadi, sponde e ripristini. È chiaro che deve continuare l'attività della Regione a chiedere i soldi a livello nazionale e gestire quei soldi che abbiamo nella misura più efficace, in modo tale che si tolgano i pericoli e si dia qualità di vita per la viabilità e per la gente che vive soprattutto in queste aree marginali. Il nuovo ponte di Torre Pellice avrà una lunghezza di 143 metri e sarà sviluppato con 3 campate. È stata la città metropolitana di Torino ad occuparsi della progettazione e della direzione lavori attraverso il servizio di assistenza tecnica. Il sostegno ai piccoli comuni del territorio è uno dei doveri di un ente di area vasta, come sottolinea il vice sindaco della città metropolitana di Torino, Marco Marocco. Ma direi che possiamo sintetizzare con uno slogan: insieme si vince. Regione, comune, città metropolitana hanno portato, diciamo, fino a questo punto un impegno preso dalla precedente amministrazione, si parla della ex provincia, del dottor Said, un impegno preso solennemente dalla ex provincia e portato a termine in termini proprio di progettazione, oggi con l'inizio dei lavori, quindi insieme si vince. Tra un anno e mezzo, incrociando le dita, torneremo per l'inaugurazione del ponte. Ce l'auguriamo proprio che non ci siano eventi che ci portino dei ritardi su questa tabella di marcia. Tra un anno esatto, fine 2018, avremo il piacere di poter invece inaugurare proprio il ponte.